È un po' difficile rispondere alla domanda come superare i momenti difficili, per tanti motivi. Intanto è bene fare due premesse fondamentali. La prima, che è una riflessione collegata un po' a chi mi chiede come fai a superare momenti particolari, difficili, ma non è proprio quello il cuore della domanda, è proprio perché a quella domanda si associa sempre l'immagine di chi mi vede, che magari registro costantemente dei video, che faccio quello che faccio, che magari trasmetto probabilmente a chi mi osserva questa serenità quando sto comunicando. E allora lì ho pensato, quante volte noi che magari ci troviamo in momenti difficili, in quei momenti particolari della nostra vita, e poi ci troviamo coinvolti da queste immagini. In questo caso parlavamo di me, però mi rendo anche conto che ci sono casi in cui abbiamo magari, stiamo guardando una vita patinata su Instagram, di persone che ci fanno vedere, dico Instagram o qualsiasi social, dove ci fanno vedere questa bellissima vita fantastica, dove è soltanto una parte superficiale, non si vede. Quello che succede realmente, noi facciamo attraverso i social, spesso si mostra solo una parte bella, carina, forzata delle volte. Ora, senza entrare in polemiche in questo aspetto, quello che voglio dire è che comunque già quando noi stiamo superando un momento difficile e iniziamo a fare un confronto di questo tipo, ci troviamo in difficoltà perché pensiamo noi di essere in difetto. Quindi questa è una prima cosa. Abbandoniamo questo confronto perché non sappiamo esattamente quello che c'è dietro. Sono partito da me, perché quando me lo dicono, sì, è vero che sono così, ma non è detto che dietro non ci siano delle problematiche, non abbia delle difficoltà, o sto facendo magari dei video e quante volte magari penso di non farne più o di bloccarmi perché ci sono delle persone che magari mi attaccano o perché ci sono momenti particolari della vita che dice ma che cazzarola mi serve fare quello. E quindi questo è un primo punto. Un altro è che non sono in grado di dare una risposta e mi rendo anche conto che ci sono alcune situazioni, momenti difficili, dove non c'è una risposta, non può rispondere un video, né io e forse nemmeno qualcun altro, perché ci sono dei passaggi, dei momenti particolari dove servi tu che hai una consapevolezza che passa del tempo e che ci vuole comunque per sanare quel momento, ci vuole tempo, molto tempo, e non è comunque sufficiente un video. Detto questo, però, ti voglio condividere sei punti che ho messo insieme qui per parlare proprio di momenti difficili. Numero 1. Accettare senza resistenza. Che cosa significa? Quello che ho potuto vedere su di me, ma qualsiasi cosa, qualsiasi livello di difficoltà vogliamo mettere, anche dalla più banale, la più alta, quello che facciamo è che mettiamo resistenza a ciò che sta accadendo, non vogliamo accettare ciò che accade. Ed è una cosa difficile, è molto difficile, perché noi, no, la nostra mente non è così portata a con immediatezza accettare ciò che sta succedendo, vuole evitare. Il punto però qual è? Che quando cerchiamo di evitare, non è altro che aggiungere, annaffiare, mettere dell'acqua a questa cosa, farla crescere e diventare più potente. Invece dobbiamo farla passare senza opporre resistenza, senza bloccarla con dei pensieri. È facile? No, assolutamente no. Però nel momento in cui riusciamo ad accettare, possiamo sicuramente passare ad un punto successivo per fare un'analisi di ciò che sta accadendo. Vada bene, io ti sto facendo un discorso che può essere applicato ad ogni cosa, ma anche una difficoltà banalissima, che cosa ne so, vai a parlare in pubblico, che è una cosa di cui io discuto spesso nel canale, o devi utilizzare la voce in certe occasioni, e è andata male, che cosa è successo, tu non vorresti accettare più quella situazione, che cosa è successo, quella brutta figura, però dopo che hai accettato ciò che è accaduto, puoi andare ad un passaggio che è quello di capire che cosa funziona e che cosa non ha funzionato, che cosa posso prendere da quell'esempio, da quel momento.
E da quello che ho visto io, senza entrare nello specifico, qualsiasi cosa si possa che è successa, c'è qualcosa che impariamo da un incidente, c'è sempre qualcosa che possiamo apprendere. Il punto è che non è così semplice, non è così facile, però il passaggio è proprio che cosa ha funzionato e che cosa no, che cosa posso imparare e che cosa dovrò cercare di evitare. Che cosa mi porto da quell'esperienza? E questo è il passaggio di aiuto per poter digerire, possiamo andare avanti con questo momento difficile e capire che cosa posso fare di meglio. Uno che quando poi capisce, dice che cosa ho imparato, che è il terzo passo, riesce ad apprendere delle cose importanti. Penso a magari momenti di situazioni lavorative. È andata male, non sono riuscito ad ottenere un certo lavoro, un certo progetto. Che cosa ho imparato? Forse dovevo fare in una certa maniera, forse ho dato più fiducia ad una cosa rispetto ad un'altra, ho prestato più attenzione ad un elemento rispetto ad un altro. Ecco, questi sono i punti su cui dovremmo poggiare, portare quella che è la nostra attenzione. Dopodiché, cominciamo a muoverci con degli obiettivi. Cominciamo ad organizzare degli obiettivi, cioè ho imparato questo e adesso che cosa faccio? Mi muovo verso una nuova cosa, cerco di fare una piccola cosa, può essere qualsiasi. Mi voglio iscrivere in palestra, voglio cominciare a fare una passeggiata perché non riesco proprio a muovermi, perché sono veramente in uno stato che non mi consente, che non mi dà la possibilità, mi sto bloccando, non ho voglia. Ok, fai punta ad un obiettivo di pochi metri. E può far ridere questa cosa, ma sono pochi metri. Poi ne aggiungi un altro, poi ne aggiungi un altro. Questo è quello che dobbiamo fare. E questo vale, comunque può essere esteso a una situazione ancora più semplice, si fa per dire, rispetto ai grandi problemi che possiamo avere nella vita, intendiamoci, perché io adesso ti voglio fare l'esempio della paura di parlare in pubblico, che è comunque una difficoltà, che è comunque un blocco. Ci sono miei clienti che all'inizio, quando arrivano, mi dicono: io non la sopporto più questa cosa, quindi per loro è veramente un momento difficile, soprattutto se devono fare delle cose. Però mi rendo anche conto che deve essere, è proprio una cosa piccola rispetto a quello che può accadere. Ma vale anche lì. Se io ho paura di parlare in pubblico e voglio affrontare la paura di parlare in pubblico, mi devo muovere con degli obiettivi piccoli. Non posso, come ho sentito dire o anche letto, vai davanti a 100 persone di colpo e così ti sblocchi una volta per tutte. No, perché se tu associ una brutta figura in quel caso, peggiori la situazione. Ma questo è giusto per riportare un esempio. Il concetto però è quello. Ok, degli obiettivi, poniamoci degli obiettivi senza essere fiscali, ma piccoli passi per volta. Dopodiché, se io con questi obiettivi sto cominciando a muovermi, devo cominciare ad osservare le cose in modo diverso. Perché se io arrivo da una situazione difficile che mamma mia, mi sono incespicato, immagina questa strada come una strada, ok? Come una via particolare. Se tu continui ad osservare e a cercare di risolvere il problema guardando da quella strada, è difficile venirne fuori. Quello che dobbiamo fare pian piano è che se io mi trovo lungo questo viale, è cercare di fare così. Di guardare al lato o di girarmi, cercare di capire se ci sono nuove strade, intese come nuove prospettive. Perché la situazione che stiamo vivendo deve darci quell'occasione, quella capacità, quella opportunità che noi stiamo soffocando perché rimaniamo bloccati osservando solo quel percorso lì. Invece dovremmo cominciare a girare un po' gli occhi e vedere quell'opportunità. Ci spaventa, dice: ma non ce l'ho fatta su quella, posso farla su quest'altro. No, comunque capisci, fai quel passo uno per volta e cerchi di muoverti verso quella posizione, verso quella nuova opportunità. Numero 6. L'ho lasciata a numero 6 perché è una delle cose più belle che possiamo fare, più forti che possiamo fare. È la gratitudine. La gratitudine è una cosa che difficilmente si pratica, ma è bene praticarla. Noi non ci rendiamo conto di quante cose dovremmo essere grati ogni giorno. Tantissime, anche nelle situazioni peggiori.
Il fatto che io in questo momento possa parlare, possa muovere le mani, possa fare, non lo so, posso avere il saluto di un mio amico, discutere con un mio amico, parlare con una persona, questo lo stiamo valutando cosa sta succedendo. Ci sono delle cose che magari non tutti possiamo avere, questo che io ti ho menzionato finora, però ci sono alcuni aspetti che invece posso fare. Mi stai ascoltando, mi stai guardando, non so, mangi la pizza, riesci a percepire il sapore? Sto parlando anche delle cose più banali. L'esercizio della gratitudine, che significa non solo capire quello che ho e quello che ho in giro, ma anche rendersi conto come posso portare la mia concentrazione sulle cose che, di cui posso contare nella mia giornata. Delle volte diamo tante cose per scontate, moltissime. E per fare questo lavoro sarebbe opportuno lavorare con un diario della gratitudine. Cioè un diario, magari adesso se mi ricordo ti lascio anche un link dei tanti diari che si possono trovare, tu prendi un diario della gratitudine e vai a scrivere quotidianamente, scrivi quello che hai di buono, quello che, di cui devi essere grato. Questo esercizio ti consente di vedere le cose nel miglior modo. Ecco, questi sono 6 punti. Accettare senza resistenza, cosa funziona e cosa no, di quello che funziona capisci che cosa hai imparato, obiettivi ok ma devono essere comunque piccoli un po' per volta, ricercare nuove prospettive ed essere assolutamente grati. Se tutte queste cose ti vengono difficili adesso da pensare, sforzati almeno sull'esercizio della gratitudine. Non è facile, io stesso mi devo rivedere questo video per ricordarmelo, per cui proviamoci.